Natura sì, a Tirano in via Alessandro Manzoni 22. In Italia siamo tutti allenatori di calcio il lunedì mattina, magari al bar davanti ad un caffè. Tutti i rugbisti durante il Sei Nazioni, discesisti durante la Coppa del Mondo di sci. E adesso, anche perché il mare è immagine di libertà e tra zone rosse e pandemia di libertà ce n'è ben poca, sono le imprese velistiche di Luna Rossa impegnata contro New Zealand nella Coppa America, ai noi in un momento assai critico della competizione, ad attrarre tutta la nostra attenzione. Non è una novità, nel 1983 ci fu Azzurra, nel 1992 il Moro di Venezia, oggi tocca a Luna Rossa. Ma come è nata la regata più affascinante ed avvincente di tutti i tempi? Ne abbiamo parlato con Piero Perondi, appassionato conoscitore di storia, nonché compositore, cantante, volto noto del panorama musicale dello Sri Lanka sin dagli anni Ottanta. E sì, noi italiani andiamo forti dappertutto. Nel 1851 gli inglesi, come gare di yacht, erano imbattibili nel mondo, ma lo Yacht Club di New York pensa di avere un battello, cioè uno Schoner, sufficientemente buono da poter vincere la famosa Majestic Cup inglese. Cosa fa il Yacht Club di New York? Invia questa nave in Inghilterra per partecipare alla gara. E l'America, sorprendendo tutti, vince la gara. Vince la gara, mi sembra, con qualcosa come 25 minuti di distacco dal secondo. Gli inglesi, la cosa brucia così tanto che l'anno dopo, quando rifanno la Majestic Cup, ne parlano ancora. L'anno dopo è questa il sorpasso dell'America sul moschito inglese durante la gara dell'anno prima. E non l'hanno digerita, evidentemente. No. Allora cosa succede? Che gli inglesi, per poter rivalersi su questa cosa, decidono, ci pensano, di dire: questa coppa la chiameremo America, ma la gareggiamo nel paese che ha la coppa in mano. Poi adesso la coppa l'ha vinta la Nuova Zelanda, perciò la coppa si gareggia in Nuova Zelanda. Sì, si disputa in Nuova Zelanda. La nostra Luna Rossa potrebbe avere la possibilità di prendere questa coppa, che è una storia bellissima. Staremo a vedere, speriamo bene. Speriamo. Grazie, ecco. Grazie ancora.